non siamo mai usciti insieme prima? Forse perché ho sempre avuto un ragazzo. Ah! E ora ce l'hai? Ti considereresti il mio ragazzo se ti avessi mollato al ballo? Non mi potrebbe mai succedere. Sta attenta, reginetta. Fammi guidare, voglio guidare io. No, sto buona, non Vai, è il caso, sei più fruttina. Fammi guidare, la tua mano sta molto meglio qui. Tu dici, eh? Inspirate attraverso il naso, espirate attraverso la bocca e girate la ruota a destra. Inspirate attraverso il naso, espirate lentamente e girate la ruota a sinistra, così. Inspirate attraverso il naso e poi girate la ruota a destra. Oh, brava, bel tiro, attenta adesso. Oh, la nostra Irma l'ha colpito di testa. Mi dia subito il 5, avanti. Bel colpo. Nastro preferisce oggi, quello blu o quello rosa? Bene così. Ok. Su, sbrighiamoci. Adesso io voglio fare il bagno. Abbiamo già fatto il bagnetto. Un ictus, eh? Così mi hanno detto. Grazie. Ah. Che ne direbbe di levargli quei braccialetti ora? So che anche uno come lui ha il diritto di essere curato, ma non siamo attrezzati per ospitare tutti i malati che la prigione non riesce a contenere. Ehi, io li trasferisco e basta. Carol? Ecco, una firma qui. Sistema il signor Manning nella 114. Ne posso più del turno di notte. Ti lamenti sempre, Jack. Allora, signor Menon, siamo pronti? Il tempo oggi si annuncia soleggiato. Segua il mio dito. E ora provi a stringere. Che servivano le manette. Un bandito, vero? Un assistente in segreteria. Vergogna. Non fate le bambine. Andate, su. Avrete un sacco di tempo per fargli visita. Forza. Non c'è molta privacy qui dentro, ma considerando da dove arriva, un po' di compagnia femminile le piacerà. Come no? Sentiamo un po' di musica? Qui trasmettono il rock, il jazz, il country. Soprattutto il country, purtroppo. Com'è andata oggi? Il solito. È arrivato uno nuovo.
Sai che faceva? No. Il rapinatore di banche. Ed era anche in gamba, ci hanno messo 30 anni a beccarlo. L'hanno preso solo grazie a un blackout. Colpa dell'età? Non è successo a lui. È andata in tilt tutta Denver. È partito il generatore d'emergenza. Il cavo si è chiuso e quando il giorno dopo l'hanno aperto... Le chiavi sono in macchina. Sì. Ciao, ci vediamo domani. L'hanno trovato lì dentro. Tesoro. Sul serio, non ha detto altro. La ringrazio. Grazie a lei. Caro, come la vedi? Io e te. Sì, vero. Vogliono metterti il laccio al collo. Già. Se il mio povero marito fosse ancora vivo. Così va molto meglio. Lì dentro ricordi ancora qualcosa o hai cancellato tutto? Che gli è successo? Ha avuto un ictus. Vuoi chiedermi scusa? Oh, oh. Siamo tanto arrabbiate. Mi vuoi tenere il muso? Avevi detto che mi accompagnavi tu. Accidenti. Ma guardati. Sei un vero schianto, questo lo sai, vero? Me lo dici ogni volta che sono arrabbiata. Meglio che litigare. Allora, dov'eri? Ero al lavoro. Davvero? Certo. Ubriacarsi col capo è lavoro. Mia cara, ti presento il nuovo capo reparto. Sul serio? Mm-hmm. Turno di giorno? Sapevo che me l'avresti chiesto. Sono $80 d'aumento, pensione con annessi e connessi, insomma l'intero pacchetto. La pensione. Così da vecchi non moriremo di fame, né finiremo come questo poveretto. La cosa triste è che probabilmente ha un sacco di soldi nascosti. È quello di cui ti ho parlato, il rapinatore. Passerò presto al turno di giorno, ok? Non sarebbe male, così riusciremmo a vederci. E ora un po' di rock. Coraggio, congratulazioni, sono fiera della promozione. E dai. Ma non possiamo farlo qui. Perché? Thank you.
Skipper Joe all'interno della prima curva, Caliente all'esterno. La battaglia per ora è tra questi due cavalli. Gli avversari non sembrano in grado di resistere alla professione dei due rivali di sempre. Caliente è staccato di un'incolatura. Può fare sempre tutto quello che le pare. Se continua così, mi rivolgo al sindacato. Vedrai poi. Caliente sta rinvenendo sempre più forte. Skipper Joe ha assorbito le forze. Sta cedendo. Ma ecco che Skipper Joe aumenta l'andatura. Sembrava che stesse per volare. Invece, eccolo lì a contendere a Caliente ogni metro di più. Aiutami, presto. Forza, alziamoci in piedi. Coraggio. Su. Su, Kat, non è successo niente. Andiamo a riposarci adesso. L'organizzazione di viaggi e sport che vi farà capire cos'è un vero uomo. Sensazioni pericolose per scrollarvi di dosso la noia quotidiana. Non dimenticate, SP è anche nella vostra città. SP, sensazioni pericolose, un'autentica emozione. Furto di diamanti, ladro elude il sistema di sicurezza. La polizia apre il cavò e trova una sorpresa. Un coniglio al posto di $1,800,000, abile falsario froda una banca. Non si può simulare un ictus. Però lui l'ha fatto. Quello è un truffatore. Pensa che aveva una società che vendeva sistemi di sicurezza alle banche. E allora? E poi le andava a svaligiare. Io l'ho visto, quest'insalata di cavolo è più vitale di lui. Distraiti, trovati un hobby. Vedi, le mele rimangono tutte in superficie, mentre le prugne e le pesche affondano. C'è chi galleggia e chi affonda, capisci? Come gli uomini. Scommetto che i medici della prigione ti hanno rivoltato come un calzino. Infilzandoti con i loro aghi. E picchiando con i loro martelletti. Ti hanno fatto male. È ovvio che hanno usato il sistema sbagliato. E questa è la differenza tra medici e infermiere. I medici sono ancorati alle loro noiose procedure, mentre a volte una terapia un po' più informale può essere davvero efficace. Hai le labbra secche. Questo non riesce a parlare con me. Una volta tanto non ti piacerebbe lasciarti andare. So che c'è qualcuno lì dentro. Coraggio, vieni fuori, chiunque tu sia. La terapia però non serve a molto se tu resisti. Forse hai bisogno di un ambiente meno austero. Ah, è molto gentile da parte tua, specialmente nel tuo giorno di riposo, ma non credo che il signor Manning riuscirà ad apprezzare un picnic. Io invece dico che una gita in campagna gli farà un gran bene. Rilassati, tesoro. Ci divertiremo un mondo.
Ma certo, abbiamo le birre, abbiamo i pannoloni. Vuoi una birra, Henry? Non farlo bere, magari poi guida. Preferisci del pollo arrosto? Non torturare questo poveretto. Io non lo torturo, è lui che è testardo come un mulo. Uno non può avere un ictus in pace senza che tu ti offenda. Wayne, non avevi voglia di andare a pesca? Allora, caro Henry, ora siamo rimasti soli. Lo so che mi stai ascoltando. È la tua ultima possibilità. Henry, ricordati che l'hai voluto tu. Io non sarei arrivata a tanto. E va bene, sei in gamba. Davvero in gamba. Che cosa vuoi? Prima non stavi zitta un secondo. Ora ti è caduta la lingua? Che cosa vuoi? Hai intenzione di ricattarmi? Vuoi scucirmi un po' di soldi? E questo? Salta, Carol! Se la tocchi solo con un dito io... Cosa? Mi schizzi, maschione? Avanti, dimmi che cosa vuoi. Parla! Io non lo so. Come sarebbe a dire? Solo che non mi piace che mi si prenda in giro. Sono 2 anni che lavoro su questa messa in scena ed è tutto qui. È tutto qui. No, non posso crederci. Cos'hai intenzione di fare? E lo chiedi a me, dimmi che vuoi fare tu. E lui, che ruolo ha, eh? Ehi, tu, che ruolo hai? Che ruolo ho in che cosa? Vuoi diventare un eroe? Vuoi farmi sbattere in galera per un altro paio d'anni? Ma che dici? Ehi, per caso mi stai dando dello spione? Accidenti. Mi serve un goccio. Gary? Arrivo. Sapete, è incredibile quanta roba riesci a trovare nella biblioteca di una prigione. Libri sul buddismo, sull'autoipnosi, sul controllo della mente. E io ho preso tutti quei volumi, li ho letti e ho memorizzato quello che mi serviva. E l'ho fatto giorno e notte, ogni giorno e ogni notte, come se stessi allenandomi. Sì, anch'io ho fatto sport. Beh, ecco, simulare un ictus non è esattamente come andare alle Olimpiadi, ma quando sai che ti riempiranno di aghi e che avrai intorno delle guardie che per 24 ore al giorno saranno lì ad aspettare che ti freghi da solo, ti rendi conto che non basta fingere di essere una seppia, devi diventare una seppia morta. Così ti concentri e impari a mettere tutto te stesso, a tacere fino a quando un bel giorno sei solo un battito cardiaco. E quello che provi quando raggiungi questo è più forte di una scarica elettrica. E siccome quel battito è tutto quello che hai, dopo un po' sei in grado di modellarlo fino a... a farlo diventare anche meglio della voce di Frank Sinatra.
Miseria. Già, miseria. Sono d'accordo. Un giorno uno scarafaggio mi si è arrampicato su per il colletto. Ha deciso di passeggiare sulla mia faccia e di piazzarsi qui, a metà strada fra il mio labbro superiore e la mia narice. Me l'ha ispezionata scrupolosamente in cerca di prelibatezze. In quei momenti speri solo che la guardia ti stia osservando, in modo da non sprecare la tua grandiosa prova d'attore. Ma tanto, dopo un po', diciamo un paio d'ore, te ne freghi. È solo una gara. Una gara fra te, Frank Sinatra e lo scarafaggio. E chi ha vinto? E tu pensavi di farmi perdere il controllo con la tua danza del ventre? Quale danza del ventre? Fa parte della terapia, una cura... Sì, è la terapia. Di stampo hippie. Ti va di ballare? Andiamo. E a te va bene? Sì, certo. Divertiti. Bene. Bob, un'altra birra. Non ti preoccupa che ti vedano così? Sei tu che dovresti preoccuparti. Si domanderanno tutti come fai a ballare con il tuo bisnonno. Con lui non avrei mai ballato. Dimmi, vieni spesso qui? Sì. Negli ultimi 5 anni ci sono venuto ogni giorno. E tu? Anche troppo spesso. Perché non vai in qualche altro posto? Questo è l'unico qualche altro posto qui. Allora cambia città. Quanto tempo è che state insieme? Dalle superiori. Eravamo il re e la reginetta del liceo e quindi è sembrata la conclusione perfetta. E quando ha smesso di essere perfetta? Niente male. Hai ballato parecchio mentre eri in galera. Quelli erano uomini, così è diverso. Non ti scaldare. Va tutto bene? Sì, sto bene. Che ti diceva? Che c'è? Sei geloso? Ma figurati se sono geloso di un vecchio. Che lo sei, invece. Neanche per sogno, ma l'hai visto, si era già malapena in piedi. Dove è andato? Carol. Tu va a controllare i bagni. Maledizione! Accidenti. È sparito. Ci ha preso la macchina. Oh, no. Ora basta, chiamo la polizia. E che gli racconti? Che ne so. Che lui stava sulla sedia a rotelle, gli abbiamo girato le spalle ed è sparito. Ah, ed è successo prima o dopo che l'hanno visto ballare con me? Scordati la polizia. Ma perché l'hai fatto? Tu hai sempre delle idee brillanti e guai se non te la do vinta, ma quando la situazione finisce nella merda, chi tocca pulire a me? E adesso che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Non lo so. Perché non ripari la Mustang e ce la filiamo da qui? Già. E poi cosa? Continuiamo a guidare finché non troviamo una città che ci piace. Sai, Carol, a me piace vivere qui.
Non ho potuto chiamarti prima. Ti spiegherò tutto. Senti, vieni a prendermi e porta i soldi. C'è una stazione a circa un miglio da dove sei. Statale numero 3. Così va meglio? Riesci a vedere? Adoro quella macchina. Spero che non l'abbia rovinata. Tanto erano settimane che volevi aggiustare questa. Certo, certo. Sì, ho firmato il registro. Ti hanno visto? No. Adesso è un problema loro. Oh, eccoti finalmente. È un'ora che ti cerco dappertutto. Abbiamo un problema serio. Carol, mi stai ascoltando? La signora Teplo ieri sera ha messo fuori uso il suo braccialetto. Voglio che tu la tenga d'occhio con molta attenzione. Può diventare pericolosa per se stessa. Ok, magnifico. Magnifico? Non si preoccupi, ci penso io. Perché sei tornato? Non sono fatti tuoi. Non ti avrei mai denunciato agli sbirri, ma in compenso ti ho prenotato per il bingo. Allora? Dimmi perché sei tornato. E va bene, parlo io per te. Dopo avermi fatto fare la figura della cretina, hai telefonato a qualcuno. Ma non sei riuscito a trovarlo, no? Anzi, l'hai trovato e gli hai detto di venire a prenderti qui. Sei più al sicuro qui dentro che fuori con la polizia alle calcagna, giusto? Oppure... sei ritornato perché non volevi mettermi nei guai. B13. Oh, le piace il bingo, signor Manning? Hanno detto B13. No, cara, hanno detto G. A me non sembra proprio. No, ne sono assolutamente sicura, mia cara. Era G. Io ho sentito B. Non ho nessuna intenzione di continuare a discutere. Era una G come George. Com'è che ha detto B13? Potete stare zitte. Sono stanca di questa stupida discussione, mia cara. Era G. Oh, guardate, il signor Manning ha appena fatto bingo. Che ragazzo fortunato. Stia tranquilla, cara, non si preoccupi. Non riesco più a trovare la mia fede. Stia ed tranquilla, è strano, non si preoccupi, cara. Sempre nello stesso posto. La prego, non si agiti. Vedrà che la nascondo sempre nello stesso posto. Ma sono certa che la troverà, cara. Sono così distratta in questi giorni, sto invecchiando. Ha provato a... riesco a trovarla da No. Guardi, anche a me è capitato di perdere molte cose. E non sono riuscita a capire dove fossero finite. Non riesco più a trovarla. È stato incredibile. Oh, mio Dio! Accidente! Ed è strano, la nascondo sempre nello stesso... Coraggio, amico. Ha fatto un bel tuffo di testa. È morto. Ma no, che dici? Chissà cosa è successo. Comunque non si è fatto male. Beh... hai avuto culo, questo è certo. Io ho avuto culo. Direi che noi l'abbiamo avuto. È uguale. Adesso lo lascio in pace, vero? Vero? Carol, non pensarci lontanamente di ricominciare a fare casino. Va bene. Finalmente! Ce l'hai, Tom! Che hai sentito? Devi sparire! Sì, io dico
fare qualcosa per te. Sì, rimedia $1 milioni e dirotta un aereo. Che c'è? Il tuo socio ha tagliato la corda coi soldi? Il mio socio è morto. Prima di morire, io ero in prigione, è venuto a trovarmi. E mi ha chiesto cosa doveva fare del malloppo. Io gli ho detto, lo custodirà tuo figlio per me. Ragazzi in gamba, gli ho insegnato io a giocare a gin rummy. Sai cosa mi ha appena detto quel tipo in gamba? Che se lo richiamo o mi avvicino a lui, avverti gli sbirri. Sono a pezzi. Domani mattina farò piano. Ma non sei di riposo? Sì, ma chi ti trasloca e io le do una mano. Che mossa furba. Lo so, ma le dovevo un favore. L'ho promesso, capisci? Non avevi smesso? Ci sto provando. Non riesco a capire queste istruzioni. Wei, ti prego, non è il momento. Carol, che ne dici se più tardi ti faccio fare un giro sul mio bolide? Che gentile, Carl. Ma io su quel catorcio non ci metto piede. Perché non ti compri una vera moto? Che cosa? Non sento. Non voglio guardare. Santo cielo. Carl. Oh, mio Dio. Va tutto bene. Ora lo rimettono in piedi. Ce la fai, amico? Ma che? È di nuovo giù. Avrà bisogno di un bravo dentista. Coraggio. Su, forza. Non voglio che ti ci affezioni troppo. Lo so, ma il fatto è che lui non ha una famiglia come gli altri. Ti capisco. Ma sarà dura per te quando lo riporteranno nell'ospedale della prigione. Quando? Mi hanno assicurato che gli troveranno presto un posto. Qual è la meta di questa passeggiata? È una sorpresa. Quello è un cerotto antifumo? Mm-hmm. Alla tua età il fumo passivo fa ancora più male. Grazie. Vuoi distrarti un po'? Non ho bisogno di una vacanza. La banca. Grazie. Allora cosa ne dici? Che dovevo ordinare le frittelle? Io parlavo della banca. Vedo che regalano elettrodomestici. Ma tu ci pensi a quel cretino cerebro leso che apre un conto in banca solo per beccarsi un forno gratis? Secondo te riusciremmo a ripulirla? Come hai detto? Pensi che riusciremmo a rapinare quella banca? Ma chi? Noi due, no? Tesoro, guarda che sto fingendo di essere un mollusco, non un coglione. Ma spiegami. Com'è possibile trasformarsi di colpo da Florence Nightingale in Eva Kant? L'hai detto tu che devo cambiare stile di vita. E quando? Mentre stavamo ballando e mi hai detto che il mio rapporto con Wayne faceva acqua. Ehi, vuoi salvare il tuo matrimonio rapinando una banca? Va a parlare con un prete. Non volevo dire questo. E che volevi dire? Che forse un giorno mi sveglierò con un pannolone nelle mutande e una dentiera in bocca e mi domanderò che fine ha fatto la mia vita. Sono io il vero mollusco. E ho bisogno di vivere. Te
Prova qualcos'altro. Va tutto bene qui? Sì, qui va tutto bene, ma non sono troppo sicuro di come vada là fuori. Salve. Salve. Voglio un forno a microonde. Magnifico, le do subito il modulo per l'apertura del conto corrente. Oh, no, no. Non voglio aprire un conto, voglio solo il forno a microonde. Esatto, è quello che le dicevo. Per prima cosa deve aprire un conto, $500 come minimo, e poi noi le regaliamo il forno. Farwell, ti do del tuo, è meglio. La prego. Sai una cosa? Sono stata reginetta del liceo. Davvero? La cosa non mi sorprende. Essere reginetta non ti prepara granché ad affrontare la vita, e da allora è andato tutto per il verso sbagliato. Non sono una donna frustrata, ma non sono neanche felice. C'è solo una cosa che può farmi sentire realizzata, Farwell. Il tuo forno. Io ho paura di non capire. Dammi quel forno, Farwell. Mi dispiace. Non farmi diventare cattiva, bamboccio. Dio, qui ci vuole una sigaretta. Chissà se li fanno anche ai neri. Patate al forno a 450 per 45 minuti. E questo per te è un colpo in banca. Torte in teglia di media grandezza. Ma certo, gli fai vedere le tette e ti becchi il forno. A 350 per 30 minuti. Se ti levavi le mutande ti regalavano anche un idromassaggio. Minimo per scongelare i dolci. E magari ci aggiungevano una cucina arredata. 15 minuti a 325. E ora che fai? Dolcezza? Ecco cosa penso del tuo colpo in banca. Dice che non bisogna immergerlo nell'acqua. Ehi, prima non hai capito. Quello che volevo dire è che per quanto sembri facile, ti aspetta un duro lavoro. Spiegati. Devi fare bene i compiti. Ciao. Faticato molto? È stata una gran rottura. Sta attento, ti manchi di grasso il vestito. Qualcosa non va? No. Ok. Dovevi vederli. Sembravano api indaffarate a raccogliere il polline. Così li ho seguiti nell'alveare, il deposito delle banche della zona, l'unico esistente per centinaia di miglia. Miele a volontà, Henry. Ho fatto bene i compiti. Ti meriti un 2 per l'obiettivo che hai scelto. Qualche anno fa ce l'avremmo fatta, ma oggi servirebbe un esercito. Assaliamo il furgone prima che entri nel deposito. Devo essere impazzito, mi piace. Ma in 2 sarà dura. Ciao, amore. Sono ancora in giro con Kitty. Farò un po' tardi, va bene? Ah! Ah!
Dove credi di andare? Va tutto bene? Sì. Sicuro? A proposito, lo sai che hai bruciato uno stop? Ah, sì? Va pure. E salutami, Carol. Grazie. Buongiorno. Salve, Kitty. Salve. Ciao, Kitty. Oggi non ci sono con la testa e le carte non mi aiutano. Continuo a pescare quelle che ho scartato un minuto fa. Forza, smettila di brontolare e gioca. Aspetta, forse ho fatto male i conti. Forse posso chiudere. Ah, forse posso chiudere. Prima non avevo una carta e adesso chiudo. Ma si può giocare così? Io tra poco sono fuori. E anch'io. Buongiorno. Salve. Facciamo un giro. Irma, badia a Diane per un momento. No. Per favore, sia gentile. Ma perché? Devo fare una cosa. Ah, vai. Wayne, che facciamo qui? Che cosa stai combinando con mia moglie? Stalle lontano, te ne faccio pentire. È solo la tua infermiera, ti dà le medicine, ti misura la pressione. E basta. Wayne, ma che fai? Che stai facendo? Non sei a casa tua. E chi se ne frega, io faccio quello che mi pare, chiaro? Shh. Ma puoi rovinare tutto! Io rovino tutto! E allora tu, ti ho visto l'altro giorno, sai? Ma... E non raccontarmi balle, ti ho visto! Shh. Dobbiamo parlare. Non è come pensi tu, se è a quello che pensi. Ah no, Carol! Ok. Lavoriamo insieme. Ma che stai dicendo? Stiamo facendo un lavoro insieme. Quale lavoro? Prepariamo un colpo, Wayne. E ti aspetti che me la beva? Sì, certo. Ho capito, non vuoi scopartelo con lui, vuoi soltanto rapinare una banca. No, è un furgone blindato. Oh, uno di quegli aggeggi a prova di granata con a bordo due guardie armate fino ai denti, giusto, Carol? Per questo volevamo chiederti di unirti a noi, però tu non ce ne hai dato la possibilità. Noi? Noi chi? Io ed Emma. Carol, noi stiamo insieme e lui è l'estraneo. Tesoro. Ora gli dico cosa ci può fare con la sua rapina. No, l'idea è stata mia. Ah sì? Beh, prima di conoscerlo non ti era mai venuto in mente. Ehi, che stai facendo? Non posso far partire gli irrigatori coi paralitici in giro. Scusa, scusa. Grazie. Di niente. Speravo di trovarti qui. Ma perché non ti puoi accontentare di rifarti il guardaroba o di Andiamo cambiare l'arredamento del salotto? Andiamo, forza. Gradino. Sono arrivato a questa conclusione. Quando ti metti in testa una cosa non molli, anche se non sono d'accordo. E cosa? E io che devo fare? Legarti a un albero? Oppure farti rinchiudere finché non torni in te? Ora ti dico quello che farò. Parteciperò anch'io. Davvero? Ci vuoi scommettere, pupa? Magnifico, esattamente. No, momento, frena. Non lo faccio perché vuoi che lo faccio perché voglio farlo. Capito. E d'ora in poi tu ascolti me, non quello là. E dopo il colpo torna tutto normale. Niente più rapine. No. È chiaro? È chiaro. Mm. Hai detto che ci serviva un terzo. No, io ho detto che in due sarebbe stata dura. Tu dovevi vederlo quando giocava a football. Era una macchina perfetta. Non perdeva mai il controllo. Ieri l'ha perso alla grande. Ma che ti aspettavi, scusa? Ci ha visto in macchina, gli ho mentito. Per forza è andato fuori di testa. Mettiti al suo posto. Pensa se io fossi tua moglie. Lo avresti spiaccicato sulla sua sedia a rotelle nella sala della TV di fronte a tutti. Dovresti ammirarlo invece di dargli addosso. Non esagerare. Ok, mettila così. O c'entra anche lui o io ne esco. L'ora del dilettante. Se me l'avessero detto che mi sarei messo con due principianti. Ma sia chiara una cosa. Se ci sono dei problemi, io me la filo. Sono disposto a farvi da babysitter e a rubare le caramelle, ma poi prendo un taxi e sparisco, capito? Sì, capo.
Va bene. Pompa di benzina. No, il supermercato Right Buy, 15 casse in tutto, aperto 24 ore al giorno. I calcoli li fai tu. Pompa di benzina. Il prossimo è mio. È quel bar nuovo con il maxi schermo dove si vedono i canali sportivi. Sì, ma là dentro nessuno spende soldi. Beh, è sempre meglio di una pompa di benzina. La gente fa il pieno e paga in contanti, è una buona idea. Ehi, avete fatto un ottimo lavoro, ma non avete capito niente. Non si sceglie il percorso. Si scelgono gli uomini. Quando vedi due bravi boy scout con la mano sulla fondina, sta alla larga. Quello che ti serve è una coppia di autentici coglioni. Ehi, bellezza, come va la vita? Tutto bene. Hai visto? Mi ha sorriso. Io alle donne faccio un certo effetto. Quindi tutti e due erano scesi dal furgone? Sì. Bingo! Li becchiamo alla fine della corsa e diventiamo ricchi, giusto? No. Perché no, Harry? Quelli sono due idioti. Più denaro trasportano, più terranno il dito pronto sul grilletto. Noi invece colpiremo all'inizio del giro, quando saranno più rilassati. Ma il furgone sarà vuoto. Sta tranquillo, ci pensiamo noi a riempirlo. Credo che dovremmo organizzare un picnic per le signore. Così il tempo che dedichiamo a te non sembrerà sospetto. Ancora bingo. A questo pensi tu, ok? Gran bel tuffo! Che bel ragazzo! 9 e 9! 9! 5! Eh? Non hai tenuto i piedi uniti! Erano unitissimi! Ma che stanno dicendo? Ho le prove! Era perfetto! Roba per il trucco, nastri isolanti. Devi metterti in contatto con questo Lewis, è un mio vecchio amico. Va bene. Ti dirà lui dove comprare le armi, il numero è questo, chiama. Ok. Ah, Wayne. Con quei tizi, non scherzare, capito? Capito. Guardali dritto negli occhi. Ma non come se volessi ricordare le loro facce. Pensi di essere in grado? Non c'è problema. Sei sicuro che il posto sia questo? Assolutamente sicuro. Te la senti, Wayne? Eh? Ah sì, me la caverò, sta tranquilla. Vado bene così? No, sembri Humphrey Bogart. Capito, d'accordo. Lascia le chiavi nel quadro e sì, mettila sicura. Sì, okay. Sta attento, eh. Certo. Mi dai da fumare? Ho smesso. I soldi ce l'hai? Sì. Bravo, andiamo. Andiamo dove? Non hai nessuna voglia di concludere, vero? No, voglio dire, certo, sono qui per questo. Allora andiamo. Missione compiuta, andiamo. Immagino dovrei dirti che se l'è cavata bene. A quanto ho capito è già tanto che non se la sia fatta sotto. Beh, comunque è uno con le palle. Già. Ci vediamo lunedì sera. Tutto qui? Sì, tutto qui.
qui, certo. Furto d'alta classe. Da questo momento siamo dei criminali veri. Dobbiamo prepararci. Un momento. Allora, ragazzi, come vi sentite? Molto, molto bene. Ma che fai? Non vuoi andare a vedere come sta? Sì, forse dovrei. Carol. Maledetti cerotti antifumo. Muoviamoci. Tra 5 ore devo essere a nanna nel mio lettuccio. Sulla trappola ci devi mettere del burro di noccioline. E il topo ci casca? Certo, al formaggio c'è abituato, ma il burro di... Mettete giù quella roba. Mani sul furgone. Fate come dice. Poi salite. Apri la porta. Perfetto orario. Bene, continuiamo così. Se tardiamo, partono gli allarmi. Buongiorno, questo è il Chambers Courier Service. Volevamo informarvi che abbiamo dei problemi meccanici con il furgone. Abbiamo incaricato 2 sostituti di compiere il giro. Ora tocca al Max Mark. Dobbiamo arrivarci in 9 minuti. Intanto fai la conversione. Io torno subito. Accidenti, c'è una macchina della polizia. Che facciamo? Saranno dentro. Parcheggiati davanti e aspettiamo. Eri un poliziotto? No, lavoravo per l'ufficio di igiene, sai, controllo dei cibi scaduti e protezione dei consumatori. Mio fratello era nella polizia, lui ha sempre vissuto nel Maryland. Ah, gran bel posto. Già, si vive bene lì. Ci vediamo, ragazzi, mi aspetta una lunga notte. Ehi, conosci un tizio che si chiama Fassano, lavora per Trusty. Fassano. Passano, sì, conosco un Jack Passano. No, non è lui. Come non lo conosco? È un bravissimo ragazzo, membro del mio gruppo. Vedete, io di giorno mi occupo di salvare anime. Posso chiedervi una cosa? Siete in stato di grazia, ragazzi? Di grazia? Sì. La vostra strada corre parallela a quella di nostro Signore, o magari voi forse, senza neanche saperlo, state marciando dritti verso le fiamme dell'inferno. Ehi, per caso era la nostra radio? Oh, sì, mi pare di sì. Dobbiamo andare. Buon lavoro. Sta attento, eh?
Pace. Certo. Tre minuti di ritardo. Salve, qui Dina, Chambers Carrier. Le due guardie che conoscete, in questo momento sono bloccate al minimarket di Reedsville. Non preoccupatevi, ve ne mandiamo due nuove. Quelli dello stadio ci stanno aspettando. Il concerto deve essere finito. Vado bene. Alla grande. Salve. Come va, amico? Bene. Bravo. Unità 9, dove sei? Rispondi. Mi stanno avvisando al suo Falls Gate. Sei in ritardo. Ecco. Grazie, eh? Di niente. Forza, bello, si parte. Dunque. 12.000 posti, 30 dollari a posto, fanno 360.000. Mettici le birre e i panini, arriviamo a quanto? A 420.000 dollari esatti. Perfetto, 420.000 dollari per cosa? Per due scemi che saltellano con un microfono in mano parlando, mica cantano. È musica quella? No. Eh? No. Eh? No. Io non ho fatto le superiori, ma sarei più brava di loro a scrivere. E quel deficiente sul palco che massacra i dischi con la puntina, ecco qua, 420.000 dollari per una sera. Quanto ci metteresti a guadagnare una cifra del genere? Fatti un po' il conto. Non saprei proprio, vediamo, 5 per 5, 25. Ti ci vorrebbero 20 anni, mio caro, se non ti stendono prima. Ma vuoi sapere che cos'è ancora peggio? Te lo dico? Che guadagnano la stessa cifra ogni sera. Già. Ma senti che roba. La vita non è certo un piatto di ciliegie. Infatti. Accidenti. Bene, buonanotte. Non te la prendere. Salve, sono Dina, Chambers Courier. Mi spiace, ma siamo un pochino in ritardo oggi. Perché il giro lo stanno facendo due nuovi. Ci vuole un po' di pazienza. Salve. E non c'è stato niente da fare? Sei nuovo? Figura. Nuovo di zecca, tu sei Kenny? Kenny figlio. Oh, impresa di famiglia, eh? Noi siamo le sue sorelline. Non nominare le mie sorelle, capito? Aspetta, torno subito. Ti sei messa nei guai, ora lo va a dire alla sua mamma. Mi trovo ancora qui quando smonto. Porta una valigia piena di soldi, noi ti seguiremo in capo al mondo. Affare fatto, ragazzi. Torno tra un'ora. Salve, qui parla Dina, Chambers Courier. Buongiorno. Sì, lavoro per la Chambers Courier, esatto. Purtroppo oggi siamo in ritardo. Sì, purtroppo sono rimasti in panne, non possono venire, mi dispiace molto. Verranno due nuovi a ritirare gli incassi. Oggi vi mandiamo due nuovi. Esatto. Bene, grazie. La ringrazio. Ultima fermata, gente. Dammi il tempo. Mancano pochi minuti. Attenzione, quando sono venuta tre giorni fa, il secondo cancello era aperto. Forse dovremmo lasciar perdere. Non possiamo tornare indietro. Le guardie chiamerebbero subito gli sbirri. Andiamo avanti. Come va la vita? Niente male. Un bel malloppo. Sì. Coraggio, amico, metti un bel autografo qui sopra. Agli ordini, capo. Quella non entra nel bagagliaio blindato.
Maledizione. Devi metterla nel retro, forse. No, è contro il regolamento. Dobbiamo fare qualcosa. Lo so, ma non c'è altro modo. Ecco, non avevo mai fatto questo giro, non mi hanno avvertito. Perché non li chiami, così chiarisci le cose? No, no, non fa niente. Ora ci penso io. No, lascia, lascia. Siamo finiti. Mi avevano detto che mandavano uno nuovo. Ma tu mi sembri pratico del lavoro. Siamo finiti. Sai una cosa? A me giù... Quello non deve vederti. Lo so, lo so. Ci trattano come merce avariata. Hai ragione. A 50 anni non ti assume più nessuno. Il fatto è che non si rendono conto che a 50 anni puoi dare il meglio sul lavoro. Hai una certa esperienza e non pianti grane. Non hai voglia di fare casino. Giusto. Ehi, che cos'è? Il telefono. Dai, rispondi. Scommetto che è tua moglie che ti chiama. Sì, ma... ma tu ce la fai da solo? Come no, tranquillo. Grazie, torno subito. Salve, qui parla ancora Dina, Chambers Courier. Tutto bene? Ehi, amico, ti sei sbagliato, era tua moglie. Dice che devi comprare il latte. Quella riesce sempre a trovarmi. Sono furbe, buona giornata. Accidenti, Carol, sei un genio. Sei il mio idolo, sei forte, sei... la regina delle rapinatrici, che donna in gamba. Ce l'abbiamo fatta. Eh sì, lo puoi dire forte, Harry. Sai, conoscevo un tizio che viveva in Florida, allevava levrieri. C'era un cucciolo, bellissimo, figlio di campioni, correva più veloce della luce. E un giorno, mentre era sulla pista, quel cane riuscì ad acchiappare il coniglio meccanico. La scarica gli arrivò dritta in bocca, 220 volts, e si approcciò come uno straccio. Cavolo. Beh, aveva avuto ciò che voleva, ma non era certo quello che si aspettava. Però il coniglio l'aveva preso, no? Ah, e come... se l'aveva preso. Poveretto. Tu immagina il momento in cui... Ehi, aspetta. Cosa? No! Ma com'è possibile? Li avevo legati, ve l'assicuro. Li avevo legati bene. Oh, no, no! Wayne! Ma dove vai? Beh, li vado a cercare. Non pensarci neanche, è tempo sprecato. Chissà dove sono. Dov'è la strada più vicina? A 8 o 9 miglia da qui, credo. In macchina c'eri anche tu. Se siamo fortunati ci mettono un'ora a raggiungere un telefono. Avanti, scarichiamo. Io li avevo legati. Li avevo legati bene. Questo è tuo? Leviamoci le divise. Tu prendi i sacchi con i soldi, li metti nella Mustang e mi porti all'ospizio, poi vai a casa e nascondi il malloppo in un posto sicuro. Wayne, molla il furgone vicino all'aeroporto. Crederanno che stiamo per scappare. Wayne. Sì, ho capito. Hai avuto un'idea geniale con quella telefonata. Grazie. A casa.
Sta attento. Buongiorno, Harry. Dormito bene? Era lì che l'avevo messo. Lo so. L'avevo messo proprio lì. Lo so. La sua tenuta di strada e lo vediamo mentre si prepara a battere. Se avete avuto un incidente stradale e la vostra assicurazione vi ha abbandonato... Solo un momento. Il tempo sarà... Non è un amore? Ma secondo le nostre fonti il denaro rubato ammonterebbe a $2 milioni. La polizia ha in mano degli indizi che porterebbero all'identificazione degli audaci ladri. Harry... Kitty! Sì? La signora Wilder... Mi sta cercando, va bene, devi tenerlo, eh. Fai il bravo, Harry. Pare che abbiano trovato il furgone e che ora cerchino due uomini che sono partiti per Miami. Pronto? Sì. Lo so, ho sentito. Già, le cose si mettono bene. D'accordo, sì, a dopo. Ma che succede? E tu sei peggio delle altre, sei rimbambita. Ci vediamo domani. Buona giornata. Sì, ha ragione. Certo non starà come qui, ma ci prenderemo cura di lui, tanto non se ne accorgerà. So, ci siamo. Povero uomo. Dobbiamo fare qualcosa. Senti, non so proprio che cosa potremmo fare. Non può tornare in prigione. Dobbiamo aiutarlo. No, non cominciare, ascoltami. Noi abbiamo le mani legate. Wayne, dobbiamo trovare un modo. No, Carol. Torna a casa e basta.
Oh, santo cielo, ma tu guarda! Signora! Signora, sta bene? Oh. Sono venuta a prendere un amico. È proprio in gamba. Aprila, avanti! Forza! Come va, Henry? Perché ci hai messo tanto? Oh, maledizione. Ti piaceva di più quando ero un mollusco, vero? Perché l'hai fatto? Carol, dimmi perché! Insomma, sei completamente uscita di... Ti avevo detto di venire a casa, Carol! Raduna tutti i soldi, Wayne. Stiamo arrivando. Hai idea di che casino hai combinato? Te ne rendi conto? Carol, quando comincerai a far funzionare il cervello? Dove andrai dopo? A nord. Me ne starò lì per qualche tempo. È più sicuro. E poi non so. In qualche posto al caldo. Tu che farai? Non lo so ancora. Io non mi sono mai mossa da qui. Mi dispiace, Carol. Va tutto bene. Hai fatto la cosa giusta. Scusa se me la sono presa così. Ho già messo in valigia le t-shirt e... Ah, i calzini. Quelli forse me li sono scordati. Beh, chi se ne frega, li compreremo in viaggio. Una parte dei soldi l'ho nascosta qui e l'altra nella sacca che sta di là. Magari potresti darmi una mano, tesoro. Ah, ho anche preparato qualcosa da mangiare. Non avremo tempo per fermarci. E poi, se non la portiamo con noi, questa roba va sprecata. Abbiamo riempito il frigo 3 giorni fa. Come? Che scemo, ormai possiamo comprare quello che vogliamo. Ti va un po' di caffè? Ah, stavo per scordarmi le camicie. Ok, in teoria bisognava dividere in 3, ma ho pensato, che cavoli, e Carol siamo una cosa sola. E in fondo sono solo soldi. Tanto vale darti un contentino. Dimmi, Wayne, hai patteggiato anche per Carol? O solo per te? Pieno di sbirri fuori. L'ho fatto per noi due. L'ho fatto per noi, Carol. Lloyd ha detto che Harry ci avrebbe lasciato nella merda. Qualcuno dovrà pur pagare, no? Secondo te che avrei dovuto fare? Te l'avevo detto di stargli alla larga, ma tu non mi hai voluto ascoltare. Noi due ce la caviamo con poco, uno schiaffetto sulla mano e via. A lei la mano l'amputeranno, visto che mi ha aiutata a scappare. E tu dicevi che aveva le palle. Ora basta con le stronzate, andiamo. Quelli ci stanno aspettando. Io non vado da nessuna parte. Cosa? Io non vengo con te. Ti avverto, Carol, è meglio che ci pensi. L'ho già fatto. Ho capito. Vuoi che sia io a costringerti? Sai una cosa? Stavolta non lo farò. Ora che facciamo? Un'uscita di scena fra gli applausi. Non so se applaudiranno, ma noi di sicuro usciamo di scena. Eccolo, lo vedo, è solo. Che facciamo? State attenti che non si armeggia. Senti, Lloyd, io... Ok, Wayne.
Mani dietro la schiena. Cosa? Ti devo ammanettare, forza. Ma che stai facendo? Ti sto arrestando. Per l'amor di Dio, Lloyd, sei impazzito! Uscite lentamente e con le mani sopra la testa. Non hai mai vissuto se non ti hanno detto una volta questa frase. 10-8, Lance. 10-8. Quando torni in officina, fatti aggiungere. Ok, è chiaro che c'è un problema. Porca miseria! Al fiume! Non spingere, accidenti! Entra in macchina e sta zitto! Non deve leggermi i miei diritti? No, lei non è sospettata. Sì, ma preferirei me li leggesse. Sì, a suo carico c'è una multa per eccesso di velocità in un centro abitato. E un'altra per non aver rispettato lo stop e altre 5 per aver parcheggiato in divieto di sosta. Era un uomo molto per bene. Come faccio a saperlo? Dal portamento. Si capiscono molte cose dal portamento di una persona. Ci faccio la figura dello scemo, ma lui mi ha rubato l'orologio. Signore, per favore... Questa è la scena del crimine. Mi prende per il culo? Ha rovinato la carriera di un'infermiera molto promettente. Carol Ann McKay aveva un futuro. Ah, non è uno scherzo. L'aiuto? È stato al mio dito per talmente tanti anni. Non esce, è troppo stretto. Lo so, per questo sono venuta qui. Può aiutarmi? Il mio assistente dovrebbe tornare fra un'ora. Se lei passa più tardi, andiamo nel retro e lo tagliamo. La prego, non potremmo farlo subito. Dobbiamo aspettare il suo assistente. Mi dispiace, non posso lasciare il negozio. Il sistema d'allarme sta facendo i capricci e non si capisce cosa abbia. Mi rendo conto. Non ci voleva proprio. Oggi avevo finalmente trovato il coraggio di farlo e... Vede, ho vissuto con lui per quasi tutta la mia vita. Compagni d'università? No, di liceo. Non sono mai stata con un altro uomo. Riesce a crederci? Lo prego. Lo prego, mi aiuti a toglierlo. Andiamo. Venga con me nel retro. Non ci saranno problemi. Blocco da qui la porta. Lei è davvero un tesoro. È sicura che... Che possiamo lasciarlo lì? Papà starà benissimo. Vorrei solo aver fatto questo prima del suo ictus. Ma so che in questo momento mi sta provando. You meet, it doesn't know the real surprise.
see.